Eccola qui, la famigerata Villa dei Poeti. Ah, bravo. Questa sa più storia sta villa che non so chi. Di sta zona qui, dico, eh. Tutti i libri, sopra libri. Guarda che affreschi, ragazzi, impressionante. Quanto quella volta, capito, faceva bene così. C'erano tutti questi affreschi. I chiari da sole. L'epoca vissuta di quel tempo. Gandia, Marina, Grucione, Cigne, Oche. Sai che Madonna leggeva lì? Il King. Il mini bagno. Questa è la scala a chiocciola che va su. Un altro affresco qua su, vedi? Tutti stemmi, soprastemmi. Ah, queste le scale, quello che andava sotto. Dopo ce l'andiamo a vedere. Andiamo di qua. Guardate, oh. Che storia, oh. Peccato che rovina pure sta villa. Dal fuori non sembra, però purtroppo è stata dilaniata dal terremoto pure questa. Peccato comunque. Questa si sta male. Non so quanto ci vuole. Proprio letteralmente non so quanto ci vuole. Questa è una villa più importante di quell'epoca, di sta zona. Purtroppo tanto a sti terremoti non ci si può fare niente. Guarda qui, le crepe, crepe, crepe. Lo guardi, c'è una crepa. Anzi, fortunatamente i muri maestri non ne sei toccati. Strana sta cosa. E c'è Ica. Il libro dei fatti, 2009. Barack Obama, Volte, Berlusconi. Proseguiamo, questa è grossa la villa, quindi facciamo una cosa veloce, se no non finiamo più qui. Questa per me è la stanza più bella. E qui c'è tutti. Ariosto, Leopardi, Petrarca, Dante Alighieri, Torquato Tasso. Per quello è chiamata Villa dei Poeti. Qua c'è stato prima. Niente, proseguiamo per le scale adesso. Adesso prima vado giù, prima di andare sopra. Proprio c'è giù. C'è la controcaldaia. Che è una sorta di cucina che dopo penso che collegava pure. No, penso. Collegava la cantina, pure la cantina se non ci vado perché non me ne va. Troppo così.
Qui quel giù comunque dovrebbe essere stata una sorta di deposito, probabilmente. Quasi tutta roba di accatastata. Se tende qui cos'è? Ah, murate. Qui sembra attaccata la chiocciola, tricicli. Qui c'è proprio addirittura un tappeto rosso. Madonna, ma chi ci va a venire? Il Papa. Giù comunque era un deposito, vedi, l'hanno importato via tutta, l'hanno lasciato qui però. Chissà cosa serve. Mentre c'è. Cioè, mentre ci fanno e ci porta via tutto, però le lasciano qui. Allora può portare via proprio. Invece le lasciate qui. Questa è chiusa, qua è pure murato, chissà che giù perché avere murato le porte, strana sta cosa. Niente, torniamo su, qua non ci ho visto. Qui c'erano le lampade, ce n'era 4 e ce ne è rimasto solo 2, quelle sono state fregate, come al solito, come fanno tutti qui. Che fa le esplorazioni, purtroppo la maggior parte è finti esploratori, ma vanno lì per rubare. Purtroppo. Qui i piatti. Torniamo su. Comunque mi è messa ancora bella la villa, eh. Peccato che per ora, da quello che ho visto, i muri maestri non sono stati toccati. Eccola, ancora sta qui la carrozzina, era sparita e è tornata. Ecco, di questo qui era la scala chioccia che dicevo. Tanto gli affreschi li vedi dappertutto comunque. Guarda che letti. Tanto quella volta i letti erano tutti così. Con quelle spalliere giganti. Fresco. Queste sono, l'ho contate una volta, queste erano 13 porte, però non mi ricordo il simbolismo, cosa significa. Ce n'è tanti, vabbè che c'è tanti simbolismi per il 13, però. Questa è la cucina. Comunque doveva significare qualcosa. Beh, se c'è 13 porte. Poi qua. Ah, questo è solo prima. La gente è stupida, quando fa un'esplorazione li lasciate sempre tutto aperto. Che cazzo, lasciate aperto, chiudete le porte, no? Andate via. Mamma mia ragazzi, la gente. Scusate, però tanto purtroppo i luoghi bisogna pure preservarli, no? Andare via, lasciarli lì. E lasciate tutto aperto, cazzo, chiudete, no? Non è che ci vuole gli studi a chiudere. Oppure dovete farvi tutta l'umidità dentro. Questa pure è un'altra sorta di. Ma qui c'è le viglie, ma come ero accorto quella volta? Il canna da pesca. Le biglie. Tutte c'è un frusaglie varie.
chiuso il coso della nursery, quello per cambiare i fiori. Qui in sala di camera, penso. Cioè camera, non è più... Camera di un fioro, non so cos'era quella volta. Cassette, VHS, che adesso manco si usa più. Un po' qua. Ah, qua l'umidità proprio fatta da padrona, era qui. Poi c'è la puzza. Non te dico qui dentro. Alla faccia che ci stava prima qui dentro, abita. Io sinceramente una casa così grossa non ci staria. C'è troppo da lavorarci, cioè è una casa, una villa. Questa non è una casa. Però dico c'è troppo da lavorarci, capite com'è? Qui ci vuole almeno 10 persone per stare qui. Perché se no uno che ci vive da solo è impossibile, capito? Questa è la carrozzina, che una volta sta carrozzina manco era qui. Questa l'ha portata qualcuno qui per fare le foto migliori. Tanto l'esplorazione è quella pure. Per far venire le foto migliori la gente porta su le robe che non c'entra. Vedete qui come vedete tutti i disegni. Che poi alcuni disegni manco so che disegni è questi. Io c'ho un ponte. Qui c'è una cittadina, questa qua non so cos'è. Che paese è questo? Qui pure un altro. Questo pure non so che villa è. Raffigura una villa ma non si capisce. Potrei aver capito ma non so se è quella. Adesso non lo dico per privacy. Qui c'è un lago, questo pare il lago dei Cingoli comunque, però non so sicuro. Questo è un castello, ma non lo so cos'è. Questo pure non l'ho mai visto, qui non so che manco c'è qui. Qui nelle Marche, sta roba. Che è una scala che va a finire in mezzo al mare, che cazzo... No, mezzo al mare, mezzo al lago. E... questo castello pure... Niente. Torniamo giù e ho visto tutto. E... a posto così, amici. La prossima esplorazione. Ah, aspetta, qua su non ci vado per niente perché qua su c'è una soffitta, ma è una soffitta vuota, non c'è niente da ripiare. A posto. Ciao a tutti.